Ma devo portare tutto via io qui. Allora, sono costretta, caro Massimo, venire in a lavorare due, in queste carino, dai. Condizioni. No, volevo dire, ma sì, ho trovato... Beh, però a me sono piaciuti molto. No, poi questo volevo dire. Questo fatto che hanno buttato questo uovo, eccetera, così. Beh, folklore, è ma piaciuto. Sei ironico, no, voglio dire, no, perché no. Tu sei esperto di musica... No, io però, sì, se noi vogliamo, insomma, spagnoleggianti, a me piacciono molto. Io ad esempio ho un artista che porto sempre con me, sì. Me lo porto appresso da anni. Anche stasera è qua. Ma è sempre musica, è adatto, voglio dire, adatto. Ma direi è un chitarrista, una cascata di note. Ah sì, è bravo, è bravissimo, non è bravo, è bravissimo. Bravissimo. Come si chiama? Perché parliamo piano così? Scusi, perché parliamo piano? Perché noi, diciamolo, perché no, adesso, si chiama, no. Scusa, bisogna dire che adesso noi dobbiamo accogliere questo artista con un forte applauso, ma non esagerato. Ma perché? Perché soffre di colite, è facile che magari l'esagerazione le possa dare quella... No. Quella prolas, quella proprio... Vabbè, allora fa una cosa, presentalo tu. Va bene, lo presento io, d'accordo. Mi sa che è meglio. Allora, aspetta, allora io... Mettiamo qua. Davanti. Cari amici, cari... Allora, accogliamo questa ragazza con un fortissimo applauso. Provate a fare un applauso fortissimo, 1, 2, 3, via! Basta! Questo è l'applauso giusto. Se poi esagerate, dopo lui si emoziona. Allora, cari amici, cari Grant, cari Cooper, cari Baldini, Cariplo, ce la mettiamo pure, un grande artista italo-spagnolo è qui con noi, con la sua magnifica chitarra ci farà ascoltare una magnifica canzone, una cascata di note, ladies and gentlemen, Aberardo Norquis! Aberardo Norquis. Gracias, gracias, muy gentil. Gracias, muchas gracias. Io traduco, sí. Lei habla, lei yo parla. Yo hablo, sí, pero por mí, hablo yo... italiano también, hablo italiano también. ¿Eh? Yo posso parlare italiano, se usted quiere, se el público quiere, hablo italiano, si no, hablo español, gracias. ¿Avete capito? Io no, sí. Bene. Questa notte, esta noche, quiero tocar y cantar, gracias. Muy extraño, modo molto strano. Questa notte quiero cantar y tocar una canción muy apasionada. Questa notte lui vuole cantare e toccare una canción molto, ma molto appassionata. È bravissimo. Que se llama Juegos Prohibidos. Uovo sodo. Che uovo sodo, che uovo sodo. La traduzione. La uovo sodo, Paul Marocco tenía los huevos, no yo. Ah, bueno, ahora toquemos. Ma sei impazzito. Juegos Prohibidos. Ma questo non è solo. Alza le mani, alza le mani. Che mi ha dato una vergogna. Questo passa solo in Italia. Questo passa solo in Italia. Venga. Un nuovo in la cara. Un nuovo che non... Te fracasso gli obaro, te destaco la lumina. Cuidado. La lumina me la stacca, ma gli obaro me lo tengo. Por favor, ora cállate. Cállate lei. Oh. Per fortuna che ho... Grazie. Per fortuna che ho un compagno che tiene una forza e che mi dà l'adrenalina che mi falta, che mi manca. Grazie. Sta quasi morto, pues, questo. Non mi tocchi, per favore. Venga. Come mi falta una mano, però io mi pongo qui e non mi muovo più. Lui si pone qui e... Non si muove più. È come un barré che lo pongo qui e se después quiero tocar asso questo movimento, una cascata di note. Vale. Mi padre. Il babbo. Il papà. Papà. Mi padre, il claro, babbo. Si chiamava Real Madrid. La mamma Benfica. Che dice? La mamma Benfica. Babbo. Mi madre, la sua mamma, trabajaba la Junquera. La tabacava la Junquera, la tabacava proprio, in milanese, mio tabacava, lui tabacava e gli tabacava. Tu che tieni questa forza, dile che fai qualcosa per lui. È bravissimo. Grazie.
Mi madre lavorava la giunchera, su trabajo stava portinara. E faceva la portinara senza citofono. Limpiando. Limpiando della televisione. Aveva... No, limpiando, limpiando, pulendo, aveva... limpiando tutto il dia la scalera. Aveva satellite. Bailava al tocco della mia chitarra, venga. Nell'arena, nell'arena. Un dia mia madre, dolore tremendo, che stava imbarazzata di me, aveva mangiato le mie. No, stava imbarazzata, stava incinta di me. Ah? Imbarazzata, che stava imbarazzata di me, limpiando le scalera. Sì? Si è caído. Poverino. Si è caído. E mia madre si è caído, stava. Pane, te come hablar! Coño! Quando mia madre si è caído, stava de 9 mesi incinta di me e cayendo, ¡pum! Io sono nascito. ¡Pum! Come un petardo. Oh. E ora tutto il mondo quando mi mira per la carretera mi dice: ¡Hola, petardo! ¡Ciao, Berardo! No, che è Berardo? Ciao, ciao, petardo. Ciao, Berardo. Ciao, Berardo. Ma io non sono né petardo né Berardo, io sono un gitano. Un gitano fino, 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 filippino, con mucha filicutanza che a me mi tratta come un vecino. E bueno, ora venga che vamos a toccare una canzone muy apasionada. De bocadillo y de jamón y queso, venga. Formación. Formación no en Castro, estamos bien largo, que pasa el aire al medio. Y venga. Limpiando carambola, carambola, da cagliate, innamorata di me. Il más deficiente di Italia è venuto qui, ostras. Esto se va con Paul Marocco, se va por siempre. Ora déjame cantar la canzone. Faceva fare la canzone. Sì, però tu non avrà il mazza, hombre. Quando faceva la canzone, ci peciape faceva l'amore, e ci chiedrà che ci faceva l'amore. Questa è la canzone nuova. Onde limpiata, Onde limpiando carambola, carambola, innamorata di me, innamorata di me, e misurando la scalera, la scalera, mi madre lì mi partorì, io sono nascito un vecino, ma che cos'è la gente mi? È la suerte di mia vita, è la suerte di tua vita, orroroso ma è così. Tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom. Torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, venga che te quiero, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, venga che te quiero, torrigno, tom, vamos, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom, torrigno, torrigno, tom.